Ciao, è un grandissimo piacere essere intervistato da te, dal tuo di canale. Io sono Ndiaye Momodou Lamine, sono nato in Senegal, nella periferia di Dakar, in una delle periferie più povere della grande capitale dakarese. E sono qua in Italia dal 2005. Qua ho fatto i miei studi, ho finito le superiori, dopo ho frequentato l'università, mi sono laureato in economia e commercio. E poi subito dopo mi sono messo a fare ciò che ci avevo sempre avuto nella mia testa, fin da piccolo, e cioè l'imprenditoria, perché l'imprenditoria, come lo considero io, è un'attitudine, è un modo di pensare, un modo di pensare veramente che il mondo può essere cambiato e possiamo portare valore non solo a noi stessi, ma alla nostra comunità e a ciò che ci circonda. Questo è giusto per cominciare, insomma. È interessante così. Allora, dimmi la me, e quando sei arrivato qui in Italia, quanti anni avevi? Io sono arrivato qua che avevo 14 anni, quindi sì, e adesso ne ho 32, quindi sono qua da un bel po' di tempo, Sì, diciamo. infatti, perché hai fatto qui il superiore, hai fatto l'università qui. E quindi Esatto. spiegami un po', qual era il motivo per la destinazione Italia? Allora, io sono venuto qua con il ricongiungimento familiare, perché i miei genitori sono qua dal 1982. E sono venuto qua con il volere dei miei genitori. E quindi appena venuto qua mi sono adattato. Visto un mondo diverso da come lo conoscevo, persone diverse, culture diverse, eccetera. E quindi di conseguenza mi sono adattato, ma in primo ho imparato la lingua, che non era molto facile, non era molto ovvio. Poi con gli studi, per esempio quando vai a scuola e devi imparare una nuova lingua e in più devi imparare ciò che ti insegnano a scuola. Quindi due difficoltà enormi e diciamo, quasi un trauma, no? Per un ragazzino che conosceva un mondo completamente diverso da ciò che sta vivendo ora, arrivare in un altro mondo che ha un modo di pensare, di vivere, culturale totalmente diverso, lingua totalmente diversa, e ti devi adattare e farti dei nuovi amici e conoscerti meglio, conoscere meglio la tua storia, la loro di storia, eccetera, eccetera. Adesso per dare un riassunto, diciamo. Sì, ma io pensavo che era noi che, diciamo, arriviamo con la lingua inglese che abbiamo più difficoltà a imparare l'italiano, visto che sono due binari diverse, ma anche voi che arrivate con la lingua francese è anche comunque difficile. È difficile per tutti, perché alla fine si tratta di imparare una cosa nuova, dei vocali nuovi, delle espressioni nuove. Quindi è difficile per tutti e però lì è una sfida, no? E da lì subito entri in una sfida, e la sfida è quella di adattarti. Quindi impari la lingua, vai a scuola, parli con le persone, ti fai le nuove amicizie, delle nuove amicizie e così via. E con il tempo ti adatti, impari i costumi, impari la lingua, impari tutto. Però le difficoltà ce le abbiamo tutte, non è che se inglese ce l'hai, se sei francese non ce l'hai, insomma è qualcosa che se uno si
c'era da fare, fa tutto ciò che deve fare, e soprattutto se non arriva in un'età troppo, diciamo, avanti, perché un conto è arrivare a 14 anni, un conto è arrivare a 10 anni, eccetera, e un conto invece è arrivare che hai già 30 anni, e su di lì. Lì imparare è molto più difficile rispetto a un bambino che va da un po' di tempo, diciamo. Questo è proprio vero. Nel mio caso io sono arrivato qui che avevo 24 anni e quindi sì, per me è stato veramente difficile. Tuttora è difficile anche pronunciare alcune cose in italiano, cioè fare una frase come fanno gli italiani. Sì, però vabbè, io posso parlare in italiano, posso... Oh, sì, stiamo Sì, parlando in ma italiano, no? l'importante in realtà è riuscire a esprimersi, no? A farti capire e capire quando gli altri Sì. parlano. Per il resto è tutto un qualcosa di più che sì, fa bene, ma non ti impedisce neanche di vivere e di fare ciò che dovresti fare. Sì, no, è vero, è vero. Però prima di partire da Senegal, i tuoi genitori ti raccontavano dall'Italia, giusto? Cioè ti dicevano delle cose sull'Italia, è vero? No, i miei genitori in realtà non mi parlavano mai dell'Italia, anzi loro si hanno riflettuto tanto, ma tantissimo prima di farci arrivare qua, perché alla fine si sono arresi, perché era difficile essere in un paese e lasciare i propri figli in un altro paese. E questo è il motivo che li ha spinti di più a farsi portare di qua. Ma alla fine si parlavano, sì, del loro lavoro, ma niente di più. Bene, ma tu avevi 14 anni, no? A quel tempo, giusto? A 14 anni prima di partire da Senegal, cosa sapevi dall'Italia? Niente, assolutamente niente. Allora ti faccio un piccolo esempio, no? Giusto per... Io, la prima volta che sono arrivato in Europa, no? Io immaginavo, anche se avevo 24 anni, avrò dovuto capire un po', forse tanto. Forse ho capito meno. Io immaginavo veramente che tanti gli europei, quasi tutti, parlano inglese. Quindi quando arrivo qui, se trovo uno per strada, io per me deve essere normale che tu parli inglese. Ovviamente perché gli europei che sono arrivati in Nigeria erano quelli che parlavano inglese, per questo che parliamo inglese, no? Sono inglese. E quindi avevo questo in mente, che quando arriva in Europa la lingua generale per tutti gli europei è l'inglese, no? Quindi tu parli con uno, tu aspetti che questo qui deve rispondere in inglese, però trovi che chiede cosa? Ma cosa? Tu non lo sai che cosa è cosa? Perché da lì comincia tutto il discorso, no? No, noi in Senegal abbiamo una realtà un pochino diversa, perché da noi non si parla mai francese, anche se siamo diciamo, francofoni, si parla wolof, poi, oppure si parlano altre lingue, quindi sono abituato a vedere gente che non parlano la stessa lingua. E ciò non mi è sembrato molto, molto strano. Più che altro ho pensato all'Europa come qualcosa di diverso, perché sì, nel senso, hai visto dei film, in Senegal ti insegnano quasi tutto roba francese, eccetera, e quindi ti immagini, cioè, come tutti i bambini, ti fai tutto un viaggio mentale, ma la stessa cosa vale anche quando dovevo spostarmi da Dakar per andare dai miei nonni che sono nei villaggi. Mi faccio tutto un film, come nel villaggio, cioè vedo dei leoni, non vedo leoni. La stessa cosa vale anche qua, perché cioè, alla fine ti fai un viaggio mentale a secondo di ciò che ti hanno raccontato di quel posto, oppure di ciò che tu hai visto, che secondo te proviene da quel posto lì. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehe Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.